siamo così arrivati al primo principio della termodinamica. Cosa rappresenta la conservazione dell'energia negli scambi appunto di energia tra il sistema termodinamico e l'ambiente esterno, scambi di energia che possono avvenire, come sappiamo, sia attraverso il lavoro o subito compiuto, sia attraverso il calore assorbito o ceduto. Quindi il primo principio della termodinamica rappresenta la conservazione dell'energia negli scambi tra un sistema e l'ambiente. Anche conservazione dell'energia estesa al caso in cui l'energia compaia anche nella forma del calore. La formula che esprime il primo principio della termodinamica a me piace scriverla in questo modo: calore scambiato dal sistema, tipicamente il nostro gas, con l'ambiente esterno è uguale alla somma del lavoro scambiato tra il gas e l'ambiente esterno, quindi lavoro compiuto subito, più la variazione dell'energia interna del gas, una variazione che può essere positiva, nulla o negativa. Ed è una variazione che dipende dall'aumento o la diminuzione di temperatura. Se il gas aumenta di temperatura, delta U è positivo; se il gas diminuisce di temperatura, delta U è negativo; se il gas non cambia la sua temperatura, delta U è uguale a zero. Vediamo il senso logico di questa formula. Si capisce bene con un esempio particolare, immaginando anche una situazione con i soldi. Allora immaginiamo prima la situazione termodinamica. Abbiamo qui un gas che riceve dall'esterno 10 joule di calore. Possiamo pensare a 10 euro. Riceviamo, noi siamo il gas, riceviamo 10 euro dall'esterno. Che cosa ci possiamo fare? Ci possiamo fare due cose. Possiamo spenderne una parte. In questo caso vuol dire che il gas compie lavoro, per esempio 7 joule. Il resto, o 3 joule, il gas lo immagazzina nella sua energia interna. Sarebbe come dire che noi dei 10 euro ricevuti, 7 ne abbiamo spesi, 3 euro li mettiamo nel nostro conto in banca, li mettiamo nel salvadanaio, nel portafogli, li mettiamo insomma in una riserva di soldi, che in questo caso, nel caso del gas, è l'energia interna. Questo è solo un esempio particolare che a me è comodo per ricordare questa relazione, ma in realtà sono possibili tutte le combinazioni, anche con i segni negativi, magari tutti e tre negativi, oppure uno negativo e due positivi, o qualsiasi altra combinazione di segni e di valori, naturalmente sempre nel rispetto però che la somma algebrica tra lavoro e variazione di energia interna deve essere sempre uguale al calore scambiato.